Lanciano senza più botto di mezzogiorno, tradizione ultrasecolare addirittura datata 1867, quando sulla torre civica fu posizionato un cannone che per anni ha sparato a salve, annunciando alla città il mezzodì, un simbolo per Lanciano insieme alla polvere da sparo, gli inneschi, il fuochino, cioè colui che ha il privilegio di attivare il botto, suono familiare per la città e le sue 33 contrade. Eppure il cannone non spara più. Le nuove norme prevedono un tecnico dotato di specifico patentino. La polvere costa. L'amministrazione comunale, così, per mancanza di fondi, alza le mani e interrompe la tradizione. In questi giorni di festa, ecco una raccolta firme in piazza Plebiscito, proprio sotto la Torre Civica. I lancianesi amano le proprie tradizioni, guai a disperderle. Noi stiamo facendo questa raccolta di firme sperando che loro si convincano che questa tradizione non deve andare, diciamo, scemata più così. Siamo sempre perché il lancianese ci tiene molto. Per dire di più, tutti quelli che sono tornati di Lancia, che sono nati a Lanciano e che per motivi di lavoro, per qualche altro motivo, sono andati a lavorare all'estero. Quando tornano nelle feste di settembre, questi per la prima cosa domandano del cannone e hanno firmato, hanno collaborato in qualsiasi cosa, proprio per le spese che si sta affrontando. Quindi io che mi sono messo in testa e per di più a capo di questa organizzazione ci tengo e ripeto che la questione vada avanti, si deve tramandare generazione in generazione.